Passo la parola al professor Di Gio. Pronto? Sì, si serve. In realtà, più che presentare risultati epidemiologici, io avevo dato un titolo che enfatizzava la strategia nell'uso dell'incertezza scientifica nelle valutazioni che riguardano gli impatti sanitari. Quindi è un ragionamento quasi, come dire, metascientifico più che tecnico in senso stretto. E spero di far capire perché è importante anche spostare l'attenzione nel modo con cui l'informazione scientifica viene usata in queste in questi tavoli. L'anticipo subito: viene usata per legittimare delle decisioni, viene usata per legittimare delle decisioni che già sono state prese. Quindi viene semplicemente usata come una coperta per coprire altre cose. E chi ha a cuore il rigore scientifico e un uso che può anche essere utile, ma non è l'unico modo di vedere le cose, il dovere è quello di fare un'operazione di trasparenza. Non so come si fa a girare. Con il mouse. Ah, questo tasto, tasto sinistro. Aspetta, ecco qua, questo. No. Un altro. Sopra appoggiato per un po'. Allora, in Unione Europea si è sempre di più estesa questa esigenza di accompagnare le decisioni su tecnologie che possono suscitare dei problemi e degli impatti sociali anche sanitari, in particolare quelle più importanti sono, perché si vede subito, no? Le tematiche ambientali è immediata la necessità di valutare le conseguenze che conseguono all'apertura di un impianto potenzialmente inquinato. Quindi cosa si fa? Si dice bisogna avere la valutazione di impatto ambientale, la lotta è per avere la valutazione di impatto ambientale, non basta, bisogna avere anche la valutazione di impatto sanitario, bisogna avere la valutazione integrata di impatto sanitario e ambientale. Cosa vuol dire? È una strategia che privilegia teoricamente, no? Una valutazione razionale. Io posso prendere decisioni razionali valutando quella che è l'evidenza scientifica in merito alle diverse opzioni. Il problema è che questo isola in un ambito tecnico, no, il semaforo banalmente, abbiamo sentito dire varie volte anche nella situazione specifica qui fiorentina, no? Il semaforo verde piuttosto che rosso viene dai tecnici che fanno la valutazione d'impatto. Beh, sembra abbastanza curioso. In effetti viene da una impostazione che in Unione Europea è stata importante. Questo è il sesto programma quadro, quindi si va indietro di una decina d'anni. Questo volume è stato pubblicato nel 2006, la stesura della fine del 2005, il chairman di questo comitato è Brian Whitney, ve lo dico perché vi faccio vedere cosa scrive cinque anni dopo, e dice noi bisogna prendere sul serio questa impostazione di razionalità in merito alle decisioni. Anche i comitati, anche la popolazione spesso ha preso molto sul serio queste cose e quindi in qualche modo cerca di costruire e di controbattere punto per punto solo ed esclusivamente sul piano tecnico scientifico. Ma già nelle conclusioni in questo rapporto veniva scritto: è davvero possibile quando c'è una forte incertezza scientifica che non è sanabile, perché ci sono decisioni urgenti, rilevanti interessi economici
che rendono urgenti prendere decisioni. Cosa facciamo? Aspettiamo 15 anni che gli scienziati abbiano un risultato? Certamente no. Quindi un sapere incerto può essere tirato da una parte e dall'altra. Allora, già questo mette, no? C'è qualcosa che non torna. Prendiamo sul serio che tutte le decisioni devono essere basate sull'evidenza scientifica, su una valutazione razionale, ma non ci rendiamo conto che non è possibile. Quindi già nelle stesse conclusioni si diceva attenzione, apparently contradictory demands. C'è una richiesta che può essere contraddittoria in alcune circostanze, quando vi è una forte incertezza. L'incertezza è semplice. Le popolazioni che vivono vicino agli inceneritori, che sono di dimensioni limitate, non sono un milione di persone, sono poche migliaia di persone. La valutazione epidemiologica sarà affetta da una grande variabilità campionaria, quindi non arriverà mai a delle conclusioni precise. Non ci arriviamo, è impossibile arrivarci. E davvero la discussione sull'impatto di un'industria in un territorio dipende solo ed esclusivamente dagli effetti sanitari? O non dipende anche dall'avere il territorio sconvolto e la struttura sociale della popolazione completamente cambiata? Siamo sicuri che non è importante entrare e richiamare altre cose? Policy making non si deve fermare a soluzioni semplici o meccaniche, vuol dire tecniche, di una valutazione fatta da un esperto. Ma questo lo diceva l'Unione Europea quando diceva prendiamo sul serio che bisogna fare così. Qualche anno dopo, questo è sempre Brian Winnie su Nature, la rivista più importante in ambito scientifico, commenta quel libro lì. Mercanti del dubbio. Chi sono i mercanti del dubbio? I mercanti del dubbio sono tutti quegli scienziati i quali, pagati dall'industria, fanno le valutazioni. Cambiando il modo, vedete, come un pugnetto di scienziati ha oscurato la verità su questioni fondamentali che vanno dal fumo di tabacco al global warming. È facile perché c'è incertezza. Cioè, voglio dire, anche in buona fede. Se io fossi disponibile, non mi sarebbe difficile mettere in discussione una affermazione richiamando l'incertezza campionaria, il diverso punto di vista di discipline scientifiche differenti e che c'è bisogno di fare ulteriori studi. La cosa più facile è concludere una cosa dicendo c'è bisogno di ulteriori studi. Certo, lo scienziato lo sa, sa benissimo che le conoscenze si aggiornano. Nei libri di filosofia della scienza c'è scritto lo scienziato lavora per essere dimenticato, perché domani quello che lui aveva trovato non è più vero. È una strategia voluta e documentata. Allora, di fronte a una situazione del genere, 5 anni dopo, lo stesso estensore di questo documento per l'Unione Europea sottolinea che nel mettere in piedi la discussione su questi temi bisogna mettere prioritariamente la discussione sui benefici sociali, non solo sugli aspetti scientifici. Ci sono molte ragioni non scientifiche, non nell'ambito tecnico scientifico, per prendere le decisioni in un certo modo. La cosa interessante è che gli scienziati stessi dicono questo. Io mi pongo da quella parte. Allora, il problema è che l'incertezza si coniuga spesso a mancata trasparenza, come documentato dal libro che vi ho fatto vedere. Ma c'è di più, non si indaga sul passato. Come si fa a avere fiducia in chi ci fa la valutazione di impatto sanitario se ce la va prospettica e non fa chiarezza sulle eventuali possibili nefandezze commesse nel passato? Quindi magari non serve a niente indagare il passato, ma perlomeno ristabilisce un clima di fiducia e trasparenza tra le istituzioni e le popolazioni. Poi ovviamente da una parte si esagera l'incertezza per nascondere le implicazioni sanitarie, ma dall'altra parte la si cancella completamente
per cui le valutazioni che si danno, prospetti che le valutazioni di impatto sono prive di errore. È certo che i nuovi rischi sono negligible, è vero, ma come il rischio nucleare è negligible, peccato che ci sono stati incidenti che hanno reso ridicole queste affermazioni. Bene, come tutte le volte in cui è ridicola l'affermazione che c'è zero rischio, quando dopo vengono indagati perché gli impianti sono stati fatti funzionare male. È ovvio, un sociologo scienziato dice: la gente non si comporta come dovrebbe, ma come è stato provato che si comporta. Quindi una valutazione di impatto mi devi tener conto della probabilità che il gestore degli impianti si comporti male, violando le leggi, come purtroppo è già stato provato. E dov'è questa valutazione nelle stime di impatto? Non c'è. Quindi si nega l'incertezza, che viene da tanti passi nelle valutazioni di impatto, via l'incertezza, non solo quelle tecniche. Tanto per dire, se indagare sul passato, non è che ci abbiamo molto purtroppo di informazioni su quello che è successo. Io con poche, scusate, forse c'era una diapositiva prima. Ecco, con le poche informazioni che avevo sono andato a vedere cosa è successo in Toscana per quello che riguardava gli inceneritori attivi negli anni 70. È il risultato che c'è un'associazione tra linfoma non Hodgkin e residenza nei comuni nei quali si trova un inceneritore. C'è, questo va detto, non andava detto nell'ambito di un progetto universitario fatto dallo scienziato che sta nella Torre d'Avorio perché gli è passato il chiribizzo, andava detto da parte di altre istituzioni che sono poste alla sorveglianza epidemiologica e alla tutela della salute prima di discutere di nuovi impianti. Tanto, almeno così ci si, come dire, si ristabilisce un clima di fiducia. Invece si gioca sempre sul futuro, si indagherà in futuro. Beh, metto il inceneritore, indago sul futuro se ti farà bene o male. Ma è su chi ricade l'onere della prova? Cioè, io torno indietro alle cose che fondanti di medicina democratica è. Una delle radici di medicina democratica è stato, ma nella sperimentazione sull'uomo, su chi ricade l'onere della prova? Sui poveri pazienti su cui provo il nuovo farmaco? E qui è uguale, su una sostanza nociva bisogna fare noi da cavia per l'esperimento, perché mi si propone un'indagine futura? Almeno prima indaga sul passato. Questi sono aspetti, diciamo, importanti in questo tipo di valutazione. E poi l'avviso, io sono stato coinvolto in avviso, ma il risultato è ridicolo. Cioè, ho partecipato a una cosa, ho fatto una parte di valutazioni e ho scoperto che a seguito di quello la ipotetica sede di localizzazione di inceneritore è stata spostata di 800 metri. Poi erano usciti quegli articoli lì, sono due articoli, e allora la sede è stata spostata di altri 200 metri. Ma al tecnico, vedete che è finto, no? Non è che il tecnico dà il semaforo verde o giallo, ma che domande vengono poste al tecnico? Vengono poste da un committente, è il committente che pone le domande. Ma le domande che pone il committente sono le stesse che pone la popolazione? Probabilmente no. Allora si vuole usare il tecnico per legittimare delle decisioni che sono prese sulla base di altre considerazioni. Dentro sempre questo sesto programma quadro, quindi quando l'Unione Europea dice prendiamo sul serio la società basata sulla conoscenza, è anche stato preso sul serio, come ha ricordato anche Claudio prima. Cioè, ci sono gli studi seri condotti dagli epidemiologi sull'effetto del complessivamente il ciclo dei rifiuti, compresi gli inceneritori. Questo è un articolo uscito
nel 2011 che riporta la valutazione su tre inceneritori, di cui uno italiano. Questo è stato passato in rassegna a tutte possibili conseguenze di tutto il processo di gestione dei rifiuti, compreso i camion che inquinano molto con i motori diesel, non solo schiacciano il nostro smeraldino, ma anche inquinano fortemente in tante cose. Per esempio nell'industria di estrazione del carbone, l'inquinamento portato dai camion è quasi maggiore di quello che viene dal processo estrattivo. Non sottovalutiamo questi aspetti che sono invece impattano fortemente sulla salute, perché producono le polveri ultrafine che ci respiriamo tutti e che purtroppo hanno ormai sono state riconosciute anche in Unione Europea a causa importante di malattie cardiovascolari e tumori. Però io qui l'ho messo per leggere le conclusioni, no? Allora, c'è qualche cosa che l'impatto può essere caratterizzato come moderato. Cosa vuol dire moderato? C'è uno psicologo che ha appena pubblicato su Nature, perché l'uso della parola moderato viene dalla stessa modalità qualitativa di riportare i risultati del panel internazionale sul cambiamento climatico. E siccome li riportano così, uno psicologo è andato a vedere, ma cosa percepiscono i politici? I politici no, perché già usano questo per cose che hanno già deciso sui tavoli in modo poco trasparente, è questo che noi ci preoccupa e che vogliamo in qualche modo contrastare, ma anche della gente comune. Quello che viene percepito usando queste parole è una completa, come si dice, mascheramento dell'incertezza che ne è connessa. Uno è più sicuro. Ah, guarda, vuol dire che non c'è granché di impatto sanitario. E invece c'è un'incertezza enorme in queste valutazioni di impatto. Proprio come ho ricordato anche banalizzando per il comportamento dei differenti attori in gioco. Ma la cosa maggiore è dopo, moderato. When compared to other sources of environmental pollution. Ma chi ti ha detto di confrontarlo con altre cose? Ho capito. Se io bastono la moglie con un bastone nodoso, è meglio che se la bastono con una mazza di ferro chiodata. È moderato l'effetto sulla moglie. Moderato il bastone, ma mica la mazza chiodata. Chi gli ha chiesto di fare questa valutazione comparativa? Cosa hanno fatto questi esperti in assoluta buona fede, persone rispettabilissime? Sono andati forse un po' oltre? Io penso di sì, sono andati forse un po' oltre. Dopodiché dicono, ci sono molte incertezze. Ah, meno male. Vediamo dopo. Sono molte incertezze. Certo che ci sono molte incertezze. Questo è una parte di quel progetto che riguarda l'inceneritore sito nella regione Lazio, un lavoro fatto molto bene, e guardate nelle conclusioni quando ci sarà più tempo, ma i politici o chi prende le decisioni anche lì l'hanno studiato, leggono il 6% dei rapporti, quindi di quelle conclusioni che vi ho fatto vedere prima certamente le leggono, ma tutte queste no. Però se si va a vedere qua, si trova che ci sono aspetti importanti, per esempio la distribuzione, scusate, per classe sociale delle persone che vivono vicino agli impianti. È chiaro, no? Costa meno l'abitazione, quindi chi non si può permettere la villa a Fiesole si prenderà una casa buona, però magari in un posto dove vicino c'è l'inceneritore. Vabbè, ma io pago meno la casa, che è più brutto il paesaggio, ma mica mi devo subire l'esposizione a delle sostanze tossiche per questo motivo. Questo è qualche cosa in più che non è giusto. Questi aspetti si chiamano giustizia ambientale. Questi vanno tenuti in considerazione. Forse bisogna farlo a Fiesole dell'inceneritore. Nella parte che riguarda l'incertezza, sempre dello stesso rapporto, vedete, si dice, è molto tecnico, no?
e ci si ripara dietro IPCC, International Panel on Climate Change. Peccato che l'International Panel on Climate Change è nel fuoco della polemica per una serie di atteggiamenti poco trasparenti. Questo è Nature. Nel 2010 il panel si adatta a sopravvivere perché è oggetto di chissà quante critiche in merito alla trasparenza delle decisioni che hanno fatto, anche sul trattamento dell'incertezza. Provocatoriamente, due filosofi della scienza, Silvio Funtovich e Jerry Ravetz, nel loro libro avevano già detto questo: questa non è scienza, questa è pseudoscienza, perché quando guardate le incertezze che sono in tutti gli input di questi modelli previsivi, esempio la VIS, quello che esce fuori è talmente indeterminato che non serve a niente. Come si può pretendere di restringere la valutazione, la decisione ad un aspetto strettamente tecnico? C'è della malafede, dicono Funtovich e Ravetz. Come uscirne? Guardate che appunto sesto programma quadro, quindi siamo 5-6 anni fa, si scriveva, no, gli stakeholder, il portatore di interesse, tutti, compreso i community groups. Come sono stati trattati? In an informal way, di un modo informale. Ma come? Perché sei buono? Allora li hai ascoltati? Non si può fare così. Non si può fare così. La riproducibilità è la condizione della scienza, ma per essere riproducibile devo essere trasparente. La trasparenza è una condizione necessaria per la legittimità di queste valutazioni. Allora sì che la gente ti crede, epistemic authority vuol dire acquisiamo fiducia da parte delle persone. Quindi qui bisogna passare per forza attraverso una trasparenza nelle procedure. Vuol dire qualcosa di più, secondo me. Ma se ne sono già resi conto, anche l'Unione Europea se ne è resa conto. Sono stato pochi giorni fa a questo workshop, si è resa conto, la gente, la sorveglianza fa da sola. L'Unione Europea deve attrezzarsi a ascoltare la gente. È un problema di democrazia partecipativa che si è aperto. È solo lì che si può chiedere la trasparenza, perché in questa situazione emerge che cosa? Che i punti di vista sono differenti, anche degli scienziati. La scienza non è neutrale in questo caso, perché c'è incertezza, c'è urgenza, ci si giocano i punti di vista. Allora vanno messi sul tavolo con le assunzioni che ci stanno dietro e le incertezze. E non pensando che è un problema tecnico, ma è un problema più esteso. Quindi nel tavolo ci devono essere anche altre persone, prima di prendere decisioni. Non come i progetti partecipativi di una legge della Regione Toscana che mi sembra non sia più in vigore e che appunto non hanno funzionato perché le decisioni erano già state prese, tipo l'inceneritore nella provincia di Pisa. Questo è un esempio, questa era parte della mia presentazione in quel workshop. A Firenze c'è la centralina dei cittadini che misura inquinamento da sola, ogni due minuti ci avete i dati, potete confrontarla, online c'è il confronto con le centraline dell'ARPA, che la centralina funziona bene, l'ha dimostrato, l'ha dovuto prendere in considerazione anche l'ARPA Toscana che l'ha annunciata nel suo bollettino. È vero, Corriere della Sera è venuto a saperlo dall'ARPA Toscana perché il comunicato dei cittadini l'avevano buttato via. Allora, i cittadini sono i proprietari già dei sensori, sono in grado di fare le valutazioni. Sono stato qualche giorno fa a Livorno e non avevo nulla da dire. Il comitato aveva già fatto la valutazione della mortalità dei rigori, si era preso i dati e li sapeva interpretare tanto bene quanto un ricercatore. Quindi la produzione scientifica non è più patrimonio di una ristretta cerchia dei tecnici. Non lo possono più fare di mettere la VIS in un ambito tecnico separato, perché la gente è più capace di conoscenza di una volta. Se è più capace di conoscenza, vedrai che le risposte alle domande vere della gente vengono.
ci si confronta anche su questo. E per dire, la stessa Unione Europea dice che bisogna avere un approccio partecipativo tutte le volte che si parla di decisioni in tema ambientale. C'è scritto, ci sono volumi, ci si sta attrezzando già in questa direzione, già chi tecnica di professione fa queste cose. Quindi attenzione, perché alcune volte la enfasi su valutazione di impatto è vecchia, è già superata di fatto. Io voglio avere la completa disposizione di tutti i dati grezzi che i cosiddetti valutatori di impatto utilizzano. Li voglio io come cittadino, perché mi voglio rifare i conti per conto mio. Questo è il piano su cui ci si sposta, sugli open data. Per niente l'ARPA è un po' più avanti, l'ARPA è costretta a mettere tutti i dati delle centraline online, me li scarico e mi rifaccio i conti per conto mio. Così bisogna andare in questa direzione. E tutte le volte si pensa di comunicare con la popolazione, bisogna pensare che comunicazione vuol dire garantire canali di partecipazione. Se no non è comunicazione, si chiama propaganda. C'è una pluralità di punti di vista scientifici. Lo sappiamo già, la scienza non è neutrale, tant'è vero che ci si fa i nostri conti. E non è più prodotta in un ambito tecnico, non è più giustificato che tu sposti in una commissione di esperti. Io te li metto in discussione con gli esperti, non sono gli unici, io ne ho altri. E la trasparenza è ovvio, perché lì allora si vedrà che devono entrare in gioco anche altri tipi di considerazioni. Ok, io ho finito con le mie domande.